Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo oggi la nostra avventura con il gioco di Fallout 4 e siamo esattamente al 68esimo episodio. Dunque, oggi partiamo a bomba e di conseguenza ho scelto di fare la missione principale, Male Splendente. Mi sono andato ad attrezzare in qualsiasi caso con... attrezzare con... la tuta che abbiamo trovato in una missione precedente, che è contro le radiazioni, quindi me la sono portata dietro. Partiamo con un carico da 210. Dunque, vediamo un po'. Allora, Mare Splendente, trova Virgil nel Mare Splendente. Mappa è una zona che non abbiamo ancora scoperto, quindi dobbiamo fare un bel po' di strada a piedi. Allora, quindi io direi andiamo qua e poi camminiamo. Ok, allora vediamo con che arma andarci a equipaggiare. Io direi di partire sempre con il 10 mm. Ok, allora mappa. Noi dobbiamo andare esattamente alle nostre spalle. Ok, poi una volta che scopriamo qualche zona qui andremo a fare anche questa missione che ci è stata data dai nostri amici compaesani. Ok, quindi cazzuti e cattivi e partiamo a bomba. Ok, perfetto, una mega esplosione. Qua ci sono tutti i super mutanti che ci rompono i maroni. Noi vediamo di fuggire. Sta esplodendo il mondo lì. Ok, allora proseguiamo zitti zitti senza far rumore. E di strada ne dobbiamo fare un bel po', perché alla fin fine, essendo una zona nuova, non l'abbiamo ancora, non siamo ancora arrivati a conoscerla, per illustrarla. Non sappiamo se ci siano ghoul o altre tipologie di nemici. Ok, normale. Allora, qua è pieno di mine. Tanto che passiamo, ora raccattiamo un po' di cose, che siano utili o no. Poi vediamo successivamente. Fusibili sì. Ah, cazzarola, non l'avevo vista sta qua. Vabbè, pacchetto di sigarette, dentifricio, pennello no, vodka, whisky, fungo. Ok, sigarette sì. Frigorifero è vuoto. Ok, allora vediamo bene, dobbiamo andare verso di là, quindi innanzitutto dovremmo trovare un posto per oltrepassare il fiume. Di là non ce la facciamo, quindi mi sa che dobbiamo passare di lì. Aspetta, facciamo un salva innanzitutto, che è cosa buona e giusta. E queste qui sono tutte zone, ragazzi, che devono essere perlustrate e controllate per bene, quindi sicuro ci sono delle cose nascoste interessanti da andare a prendere. Allora, un po' qua riusciamo ad attraversare il ponticello ad arrivare fin qua. Questa casa qui. Carne, acqua sporca, sento dei rumori.
Parrucca Pompadour, sinceramente ce l'abbiamo già a casa. Ah, qua c'è una cassaforte. Sì, ci sono due nemici. Ah, un cane. O un cervo radioattivo. Vabbè. Cassaforte difficile. Ottimo. Perfetto, allora munizioni, cartucce, denaro, munizioni, orologio d'oro, prendiamo. Pallino denso, ha ingaggiato un combattimento. Ah, contro il cervo. Andiamo a raccattargli Contatto perso. la carne. Ok. Qui intanto vediamo i nostri colleghi paladini che stanno svolazzando. Bersagli Allora, si sono defilati. poi possiamo provare a vedere se riusciamo a attraversare lì, magari in mezzo a tutte quelle barchette lì, giusto per non prendere tante radiazioni, ragazzi, più che altro è solo quello il problema. Sì, passiamo di lì. Qua ci sono delle uova. Ecco, lo sapevo. Mira alla testa. Sì, anche te mira la testa. Ok, non è che fa tanto danno con quel fucile lì a laser, il nostro amico cavaliere, eh? Nemico vaporizzato. Facciamo più danno noi con questa pistolina qua. Allora, speriamo che non escano più a romperci le scatole, eh? Qua porta scorrevole media. Ok, Fantastico. vediamo cosa c'è dentro. Cartucce, munizioni, pistola, no. Poi Radaway lo prendiamo, altro di interessante, anti impact, non vedo altro, no, niente, qua niente. Allora ragazzi, possiamo passare di qua. Allora, innanzitutto facciamo un salto, vediamo un po' quant'è che siamo distanti dalla missione là, quindi se noi attraversiamo qui poi è tutto terreno, dovrebbe essere. Ecco, l'unico punto dove cadevamo in acqua, ci siamo andati noi. Dobbiamo allontanarci da queste radiazioni. Ah, là c'è. Anche qua Questa è c'è. parte del lavoro che preferivo. Leggendario anche sì. Sì, ma. Mettiamo in ritirata, eh? Cosa facciamo? Cambiamo arma. Dunque, vediamo un attimo. Innanzitutto, energia. Ok, poi armi. Io andrei con queste. Forza, paladino dance, fai qualcosa. Questi ci stanno segando in due.
Ah, oh, uno è andato, meno male. Questo deve essere quello leggendario. Sì. Vabbè, non ti dà niente di più, però vale 125, lo prendiamo, e anche questo. Allora, energia. Ok. Facciamo un bel salvo, là ce n'è un altro ancora. Ok, allora, aspetta, vediamo un po' con il fucile da cecchino se riusciamo a seccarlo da lontano. Era calibro 308 questo qua. Forse abbiamo un problema. Anche questo è leggendario. Vediamo così pian pianino se riusciamo a seccarlo. Ecco, si è trasformato da leggendario a qualcos'altro. Allora, invece di fare così, facciamo un'altra bella cosa, ragazzi. Che io mi ero prevenuto. Dove vai? Vieni qua. Dove sono andati? Bene, vediamo cosa hai recuperato. Mi ero prevenuto e avevo portato dietro il lanciarazzi. Quindi, andiamo a equipaggiare questo qua. Vediamo di riuscire almeno a beccarlo. Facciamoli a pezzi. Troppo alto sto mirando. Ok, funziona, funziona. Ok, ancora due. Ad victoria. Sì, c'è il paladino che sta annegando. No, dobbiamo andare un po' più vicini per sicurezza. Sempre che lui sia fermo. Ok. Vieni paladino Dance che ti do Ehi, dove vuoi che vada? il mio lanciamissili. Ok, allora continuiamo col nostro calibro 45. Sì, allora di rompiscatole ne abbiamo ammazzati parecchi, direi. Di tappi, la prendiamo. Dai, come fai a cadere qua, porco cane? Su. Ecco, ma posto. Tutto lo stiamo facendo a nuoto, eh? Tutto. Allora. Di qua, saltiamo qua. Ah, passiamo, vediamo se riusciamo ad arrivare fin là a prendere la carne del corvo. No, non riusciamo a salire sopra. Sì, allora, prendiamolo anche se non ci serve. Una cassaforte ardua, tappo, munizioni, munizioni, jet. Questo vale parecchio, lo prendiamo. Questo anche. E questo pure. Ok, vediamo un po' la cassaforte.
Dai, per neanche un millimetro, eh. Ok, perfetto. Allora, bottiglia, manette, mina, munizioni, orologio, tutto dentro. Ottimo, facciamo un bel salva. Allora, dobbiamo andare di là. Ricorda la cittadella! Prendiamo la carne. Qua è illuminato. Là c'è un luminescente. Ecco. Vai, ci abbiamo fottuto anche questo. Allora, dobbiamo perquisire qua. Vediamo un po'. Questo vale un bel po', lo prendiamo. Altro nulla. Scino in paglia anche no. Poi, vediamo se riusciamo a salire. Magari c'è qualcosa anche lì di interessante. Quest'area è stata Io occupata quel di recente. cannescatola, una mina. Vorrei che la mia armatura avesse un metal detector. Allora, queste mine. Radaway, perfetto. Calibro 50 le prendiamo. Ok. Salva. Allora, dobbiamo andare di là, vediamo quanta strada manca. Ne manca un bel po', eh. Allora, dritto di lì. Siamo sempre attenti. Qua munizioni non ne abbiamo più, abbiamo solo queste 16 qua. Dunque, possiamo fare la cartuccia? Sì. Cartuccia, questa qua. Allora, lì da quello che vedo appeso dovrebbe essere un campo di supermutanti. E infatti, supermutante macellare. Noi giriamoci alla larga, così non andiamo a ingaggiare un combattimento per niente. Ah, guarda, sono i paladini d'acciaio che vanno ad attaccare il campo dei supermutanti. Peccato che i supermutanti hanno buttato giù l'aereo dei paladini d'acciaio. Comunque, vabbè. Allora, vediamo la mappa. Noi siamo qua. Vediamo di Allarme rientrato. Palazzo dei Cadenti. Paladino Dance sta facendo i cazzi suoi, eh? Mi sa che Strong non lo batte nessuno, ragazzi. Comunque, abbiamo scoperto anche questo posto qua. Attacco, munizioni, camicia. Abbiamo scoperto anche questo posticino qua, che è utile anche per fare i viaggi rapidi.
Successivamente dobbiamo andare di là. Allora, facciamo una salva, ok. 83 metri, 80 metri. Vediamo cosa ci attende. Pazzesco, pazzesco, non riusciamo a beccarlo, spero qua, con lo spada. Volendo poi successivamente lo andremo a migliorare, adesso è inutile, c'è proprio da star lì, è inutile. Mi va proprio di culo alcune volte che riusciamo a beccare il nemico. Confine del mare splendente. Ok, qua io direi che, visto le radiazioni, andrei ad attrezzarmi con... Dai, non ti puoi incastrare con un ramo, su! Andrei ad attrezzare con la tuta. Quella nuova, che è nuova. Quella che è contro le radiazioni, questa qua. Ero prima, se becco il... nostro amico paladino Dance, ok, Ehi, vieni qua, cosa vieni vuoi? Felice qua. Ti di condividere il carico. do un po' di roba, inventario, armi. Questo. Questa. E basta. Sì. Volevo vedere la differenza, c'era la pistola che aveva 60 di danno e l'altra era 84. In questa fa più danno di quella là. Va bene, buono a sapersi, però vale di meno. Va bene, allora. Attrezziamoci. Ah no, diamogli anche il bestiario che non ci Occhio aperti, serve. attendo i tuoi ordini. Vuoi scambiare l'equipaggiamento? Sì, dai, muoviti però. Bestiario. Tranne la tuta, il resto glielo diamo a lui. Ok, poi voglio dargli il bestiario che abbiamo raccattato in giro che non andiamo a utilizzare. Tranne la tuta che andiamo a indossare. Ok, perfetto. Andiamo a indossare la tuta, quindi. Ah, ok, quindi se andiamo a indossare la maschera non ci fa utilizzare la tuta. Arma carica e partiamo a razzo. Qui la zona mi sembra abbastanza distrutta, devastata. Allora, lì c'è una pozza d'acqua fetida. Facciamo un bel salva. Volevo vedere innanzitutto quanto mancava. Ah, è proprio qua a confine. Ok, allora. Un attimo che... Continua. Vuoi Visto... scambiare l'equipaggiamento? Sì, visto che gli abbiamo dato un bel po' di cose a lui e non sappiamo a cosa andiamo incontro, armiamoci pesantemente con magari un bel bazooka. Allora, poi vediamo un attimo dove dobbiamo arrivare. Aspetta. Proprio là in fondo, che prima non era lì in fondo, ma era più vicino, eh. Comunque. Allora. Dritto così.
dobbiamo conquistare la gente. Dobbiamo diffondere il verbo della confraternita in tutto il mondo. Allora, passiamo magari di qua. Là vedo qualcosa in lontananza. Una chiesa. Scorpione radioattivo inseguitore. Ho sentito qualcosa. Sì che c'è qualcosa. Cosa cazzo? Con sta tuta qui, sinceramente ragazzi, non facciamo fatica, perché in qualsiasi caso appena ci toccano moriamo. Non gli fai un cazzo con quella, con quel missile lì. Non è ancora morto, pazzesco. Meno male che gli sta lì fermo, perché sennò... Cioè... Allora... Andiamo qua, dove c'è sta chiesa qua, perché così almeno... ci dà un segnale in più sulla mappa. In caso che possiamo fare un viaggio rapido o quant'altro. Perfetto. Poi, quindi facciamo un bel salva. E poi dobbiamo andare di là. Sì. Andiamo un po', eh. Ancora. Forse abbiamo... Abbiamo compagnia! Quanti sono? Quanti sono? La gamba! Dai, paladino dance, fai qualcosa, su! Non è andato. Ok, l'altro non so dov'è che si può. Ma vaffanculo. Ho fatto male anch'io. Vabbè, comunque. Almeno l'abbiamo seccato. Non siamo morti. Ok, possiamo proseguire. Facciamo anche un bel salva. Vedo qualche altra costruzione intorno qua. Vediamo un po'. Un nemico ancora. E non male che ci siamo portati dietro questo qua. E se no, fiamo, arriviamo subito. Allora. Ancora. Ci stiano seguendo. E alle armi. Qui facciamo fuori tutti sti missili qua. Un salvo, vediamo un po' dov'è che è. Ancora un bel po' c'è da fare. Un bel po' di strada. Speriamo che siano finiti questi scorpioni qua. Ancora. Guarda, la sicura non so neanche più cos'è la sicura. Questo prendiamo. Ancora 12 razzi abbiamo, ragazzi.
Sì, è uscito un altro. Vaffanculo. Allora, salviamo energia. Allora, dobbiamo andare di là. Passiamo di qua. Affanculo, sti scorpioni qua maledetti. Ancora lì, eh? Allora, qua dovremmo arrivarci, giusti giusti. Sì, 90 metri. Sento sparare. E non è il nostro cavaliere destro che ci sta proteggendo. Dovremmo essere arrivati, ragazzi. Cratere dell'atomo. Fratello Ward. Ok, però non è il nostro punto missione. Vediamo un po', è 34 metri, 30 metri. Nobile atomo, purifica la mia anima dallo squallore. Non voglio. Ma questi abitano qua in mezzo a tutte queste radiazioni. Sacrata dell'atomo. Perché? Dichiara le tue intenzioni o la divisione ti colpirà. Terra consacrata, mi serve aiuto. Terra consacrata, l'atomo. Ma cosa sta succedendo qui? L'atomo ha toccato questo mondo portando il suo splendore a tutti noi, visibile ancora oggi, come ricordo della sua promessa. Mondi infiniti attraverso la divisione. Cos'è questo posto? Questo è il luogo dove entriamo in comunione con l'atomo stesso. Mi sorprende che la tua vita sia stata così lunga da raggiungerlo. Lì sono matti, sì, davvero. Sto cercando un uomo di nome Virgil. Sì, conosciamo questo Virgil. Dobbiamo allontanarci da queste radiazioni, subito. Ho capito, conoscete... Ho bisogno di parlarti. Cosa posso fare? Conoscete Virgil, quindi? Sto cercando una persona chiamata Virgil. L'hai visto? Sì, lo conosco. Cosa vuoi da lui? Ma che te frega a te? Che te frega? Deve solo darmi delle informazioni. Capisco. In realtà questo Virgil ci ha creato alcuni problemi. Alcuni credono che la sua presenza sia un affronto all'atomo. Anche se è venuto qui per commerciare con noi qualche volta, non abbiamo avuto molti altri contatti con lui. Era chiaro che voleva essere lasciato solo. Si trova a sud-ovest del cratere. Vive in una caverna. Lo approccerei con cautela se fossi in te. Credo che non ami ricevere visite. Ok, quindi... quindi dobbiamo vedere un po', dati la missione e la mappa. Alle nostre spalle, ancora più in giù dobbiamo andare. Esattamente di là. Quindi ci stiamo avvicinando al punto di dove abita sto Virgil qua. Poteva abitare un altro posto magari, invece no. Qua in mezzo a tutta questa desolazione, in mezzo alle radiazioni. Vediamo se riusciamo a salire su, sì. Allora, vediamo un po', eh. Ok, non dovrebbe essere tanto lontano. Senza sta armatura, ragazzi, è impossibile. È impossibile. Ok, è vero, siamo più vulnerabili agli attacchi, i nemici sono più cazzuti. Però, ragazzi, cioè, senza questo... Dai, fai qualcosa, fai il mio dance, su.
Ok, meno male, si deve vaporizzare. Senza, stavo dicendo, senza questa armatura qui, contro le radiazioni è impossibile. Ok, c'è questo insetto qui maledetto che ci sta inseguendo. 70 metri di là. 50. Usiamo un po' di... un bello steam per tutta l'energia. Ah, perfetto. Ci mancava giusto giusto quello. Ecco, se poi li lisciamo anche. Dai. Meno male, meno male, meno male. Facciamo subito un bel salve, ragazzi. Cioè, questa forse è la zona più cioè più difficile che abbiamo fatto fino adesso nel gioco. Anzi, forse, di sicuro. Alt, avvicinati lentamente. Niente movimenti improvvisi. So che sei dell'istituto, quindi... Dov'è Kellogg? Eh? Cerchi di distrarmi per avvicinarti, eh? Ma anche no. Non funzionerà. Non sono stupido. Sapevo che l'avrebbero mandato a cercarmi. Rilassati. Rilassati, Kellogg è morto. Morto? Lui è... morto. Non mentirmi. È morto, che tu ci creda o no. Credere o non credere, non è questo il punto. Kellogg era spietato. C'è un motivo se l'istituto l'ha impiegato nelle missioni più cruente per tanti anni. Sapevo che l'avrebbero mandato a cercarmi. Mi ero preparato, ma non ero così sicuro che ce l'avrei fatta. Tu invece l'hai ucciso, eh? Allora spiegami, che cosa vuoi da me? Dunque, sei scappato, perché andarsene? Perché hai lasciato l'istituto? So che vieni da lì. Sai della mia diserzione? E come? No, non importa. Indietro non ci torno. Non posso. Mi hai visto? Perché sei qui? Che cosa vuoi? Tranquillo, voglio solo sapere come si entra. Come? Ho capito bene. Vuoi entrare nell'istituto? Sei fuori di testa. A parte che è quasi impossibile. Una volta dentro di certo moriresti. Ti prego, dimmi perché vuoi correre un simile rischio. Mio figlio. Sto cercando mio figlio. L'istituto lo ha rapito. Oh, oh no, non lo sapevo. Mi spiace. Sì. In passato l'istituto ha rapito gente del Commonwealth. Se tuo figlio è uno di loro, posso capire perché vuoi andare là. Posso aiutarti, ma voglio qualcosa. Pure lui. Vediamo cosa vuole. Che cosa vuoi da me? Prima di scappare, stavo lavorando a un siero che avrebbe contribuito a curare la mia condizione. Non sono riuscito a portarlo via. È ancora nel mio laboratorio e... guardami. Mi serve. Se riesci a entrare nell'istituto, voglio che lo trovi e me lo porti. Che ne dici? Va bene, dai. Tanto... tu aiuti me, io aiuto. Infatti. D'accordo. D'accordo. Parliamo dei dettagli. Partiamo dalle basi.
Sai come fanno i sintetici a entrare e uscire dall'istituto? Teletrasporto? Sì, usano una specie di teletrasporto. Bene, non sono in molti a saperlo. È un segreto ben custodito. Ed è evidente che sai il fatto tuo. Viene comunemente chiamata trasmissione molecolare. Non so su quale meccanismo è basata, ma funziona. Ti smaterializza in un posto e ti rimaterializza in un altro. Lo so, sembra assurdo, ma è vero. La trasmissione è l'unico modo per entrare e uscire dall'istituto. Capito? L'unico. Il che significa che dovrai usarla. Ora, hai mai visto un predatore dell'istituto? Predatore? Forse quando eravamo nella mente di quel tipo là. Un predatore? Che cos'è? L'ennesimo segreto dell'istituto. I predatori sono sintetici dell'istituto progettati per un unico scopo: la caccia. Missioni che finiscono male, sintetici dati per dispersi, ed ecco che entrano in gioco i predatori. Sono molto bravi in quello che fanno, e dovrai ucciderne uno. Vabbè, solo uno? Molto bene, dimmi solo da che parte andare. Bene, mi piace questo tuo entusiasmo. Tutti i predatori sono dotati di uno speciale hardware che li connette direttamente alla trasmissione dell'istituto. È integrato in un chip che hanno nella testa. A te serve quel chip. E per averlo, devi trovare un predatore. Ora, non so dove trovarne uno. Non li hanno mandati a darmi la caccia. E stare qui ad aspettare non mi sembra un buon piano. Dovrai dare tu la caccia a uno di loro. Posso dirti da dove cominciare, ma il lavoro sporco spetta a te. Cosa devo fare? Ascolta, il punto d'ingresso principale dei predatori è tra le rovine del CIT, proprio sopra l'istituto. Devi andare là. Ora, la trasmissione genera intense interferenze nello spettro elettromagnetico. Il tuo Pip-Boy ha la radio, vero? Quando raggiungi le rovine, sintonizzalo sulla frequenza più bassa e resta in ascolto. Sentirai l'interferenza. Segui il segnale e ti porterà da un predatore. Da lì in poi devi solo cercare di non farti uccidere. Sarò sincero, le probabilità di sopravvivenza sono minime. Ma se ce la fai, ricordati del siero. Mi serve davvero. Io spero proprio che troverai ciò che cerchi. E lo speriamo anche noi. Questa è stata una mega missione, ragazzi. Il mare splendente l'abbiamo terminato. Ci ha dato 423 punti di esperienza e non è male. E iniziamo cacciatore e preda. Allora, quindi vediamo un attimo innanzitutto i dati della missione. Cacciatore e preda. Aggiungi il cheat mappa. Vediamo un po' dov'è sto cheat. Dov'è sto cheat qua, benedetto? Ah, qua. Ok, vabbè, qui è una zona che in qualsiasi caso abbiamo già perlustrato, quindi è una zona conosciuta. Questa è stata veramente una zona molto ma molto difficile, ragazzi. Non pensavo, per fortuna che eravamo ben attrezzati. Naturalmente qualche volta avrò fatto qualche taglio al filmato, perché mi sembra che un paio di volte mi ha seccato, perché infine tra scarafaggi, scorpioni e quant'altro è stato veramente un bel combattimento fra tutti. Va bene ragazzi, io presuppongo che questo nostro 68esimo episodio lo dividerò in più parti, perché è stata abbastanza lunga come missione. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se appunto vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay, un saluto a tutti da GrisGamer78.